Nella maratona 100 km, vincitore per 12 volte della 100 km del Passatore, il pluricampione Giorgio Calcaterra ha guidato gli appassionati della corsa alla mezza d'Italia che si è svolta nella prestigiosa cornice dell'autodromo Enzedino Ferrari di Imola. Un evento davvero per tutti, con tre diverse lunghezze, 5, 10 e 21 km, che già nella sua prima edizione ha coinvolto più di 2.000 partecipanti. È una grande emozione, sia perché è bello correre nell'autodromo, sia perché insomma è una gara che ho voluto organizzare diversi mesi fa e che sta riuscendo benissimo. Un grande successo, infatti tantissimi gli iscritti, il tuo entusiasmo ha trascinato persone un po' da tutta Italia. Sì, mi fa molto piacere perché deve essere una festa dello sport, l'abbiamo voluto chiamare Mezza d'Italia proprio perché deve essere la nostra festa. Oltre la 21 km ci sarà la 5 e la 10 km, tra l'altro proprio tra pochi minuti io parteciperò anche alla 5 km proprio perché deve essere un giorno di festa e di per stare in compagnia. 5 km anche camminando, insomma, li possono fare tutti, quindi è veramente per tutti. L'entusiasmo dei corridori ad accendere l'autodromo di Imola. Sì, oggi è una grande festa, la mezza maratona d'Italia che sta avendo un successo incredibile. Andiamo oltre le 2000 presenze per una prima edizione, senz'altro un successo. È stato un mese veramente all'insegna della polivalenza, abbiamo avuto chiaramente attività motoristica, ma la Tremonti, un evento anche poi sulla mobilità elettrica, oggi la mezza maratona, per cui siamo molto soddisfatti. Okay.